Ciao a tutti, visto che fa abbastanza freddo, l'inverno ormai non è più alle porte ma è inverno inoltrato, io vi preparo una zuppa di legumi con cottura in microonde per un 25-30 minuti, quindi praticamente abbiamo tempi record di preparazione di questo piatto che normalmente è un piatto lunghissimo da preparare. In questo caso la zuppa è ottima, velocissima, saporitissima e fate felice tutti. Ciao! Ah, e poi ce lo mangiamo! In una ciotola ho messo a bagno nell'acqua già la notte scorsa tutti i legumi, quindi lenticchie, fagioli e orzo. In questo modo hanno assorbito molta acqua e si sono anche molto ammorbiditi. Quindi a questo punto non ci resta che portarli a cottura. E quindi io farò un fondo su piatto crisp, metto quindi le carote e sedano, cipolla e peperone dentro nella teglia crisp che ho già unto di olio e faccio soffriggere un paio di minuti con funzione crisp. Nel lavandino scolo l'acqua che ho usato per mettere a bagno i legumi e inserisco nella vaporiera, che è un materiale di plastica adatto per la cottura in microonde ed è in dotazione con il mio forno. Qui aggiungo dell'acqua, il trito quando sarà pronto, due prese di sale. Una volta soffritto con il programma crisp il trito di verdure, lo aggiungo direttamente nei legumi. Salo. Aggiungo così 600 ml di acqua, mescolo e ne aggiungo altri 300. In questo modo, quindi lasciamo un centimetro e mezzo dal bordo. A questo punto chiudo la vaporiera e vado in microonde. Trascorsi i 16 minuti di cottura, mi aiuto a velocizzare ancora di più i tempi frullando con il mini pimer. Rimetto il coperchio e faccio cuocere altri 7 minuti al massimo della potenza e lascio riposare, intiepidire la zuppa coperta in modo tale che la cottura continui e i legumi saranno ben cotti al momento di servire. Eccoci qui, la zuppa come vedete ha addensato. Quindi procedo ad impiattare.